Buongiorno, buongiorno mister. Buongiorno a tutti. Dunque, riparte il campionato, secondo impegno ufficiale per la Roma in questa stagione. Come si presenta la squadra a questo test e si è smaltito la non pesantissima, onestamente, delusione patita in Supercoppa? Delusione c'è sempre, delusione, perché quando scendi in campo vuoi sempre vincere, quando non ci riesci c'è delusione, non c'è stata frustrazione perché abbiamo svolto una buona gara. E adesso inizia il campionato. L'anno scorso siamo arrivati secondi, dopo aver lottato, dopo aver dimostrato che volevamo con tutto noi stessi ritornare ai vertici, ci siamo riusciti. Adesso ricominciamo tutti da capo e vogliamo far bene. Sappiamo che siamo una buona squadra, sappiamo che dobbiamo lottare tantissimo, ma questo non ci mette paura, con l'aiuto del nostro pubblico siamo pronti. Ecco, lei ha fatto un piccolo riferimento a quello che è attualmente la rosa, la situazione che ha in essere, ma in attesa dell'arrivo o meno di Burdisso, in queste ore insomma si saprà come andrà la situazione. Lei è contento del mercato fatto dalla Roma? E quello che lei aveva chiesto, si stanno realizzando insomma i suoi sogni? Beh, non è che avessi chiesto poi chissà che cosa, avevo chiesto Burdisso, lo sappiamo tutti quello che le difficoltà, no? Che la Roma sta vivendo, per cui io che sono l'allenatore so ancora di più, vita, morte e miracoli. Sappiamo che stiamo attraversando un momento difficile, però la squadra è forte, è concentrata, è determinata, per cui la banca, la dottoressa Sensi hanno trovato l'accordo, adesso ci sarà questo nuovo compratore, ma queste sono cose che a noi del campo non interessano, noi sappiamo che dobbiamo rendere conto ai nostri tifosi. Per cui noi siamo pronti ad iniziare questa nuova avventura con tutte le nostre forze, con tutta la nostra determinazione. Ecco mister, per capire ancora meglio, nel suo virtuale podio di inizio stagione, giocando un po' con le figurine, no? Il suo virtuale podio di inizio stagione, dopo l'Inter, che lei già ha detto in maniera molto chiara, è la formazione da battere, la Roma dove è collocabile se con Burdisso, con o senza Burdisso, cambia completamente la sua opinione? Beh, Burdisso, avete visto l'anno scorso quanto è stato importante, per cui io lo metto nella Roma, Burdisso. È stato magnifico il fatto che ieri i ragazzi hanno chiamato Nicolas, gli abbiano fatto sentire quanto ci tengono a lui, e credo che questo è lo spirito che a me piace, lo spirito dello spogliatoio, l'unità dello spogliatoio. Io la metto insieme a tutte le altre si sono rafforzate tantissimo, noi un pochino meno, per le note vicende, però la Roma è forte di sé, è forte quando nelle difficoltà riesce a esercitare quella determinazione che a me piace tanto, sapete che tipo di allenatore sono, e dobbiamo continuare su quella marcia, su quella strada che abbiamo tracciato l'anno scorso. Cioè quando parla di altre, dopo Inter, a chi si riferisce? A tutte le altre, a quelle che l'anno scorso hanno mancato, a quelle che si sono rafforzate, tipo il Milan, tipo la Juventus, che mi sembra che abbia cambiato 9 giocatori, avrà magari dei problemi all'inizio, ma insomma ognuno che cambia, ognuno che mette e compra giocatori nuovi è convinto di aver speso i suoi soldi bene, per cui ci metto tutte quelle, appunto, io ho detto ci sono un novero di squadre che lotteranno per la UEFA e per la Champions League. Ultima curiosità, Julio Sergio recuperato sta bene, può giocare, e la Tegola Adriano come l'ha presa, come pensa di affrontare questa situazione? Mi dispiace perché il ragazzo sapete che stava faticando molto per entrare nel suo peso forma e per entrare in forma, questa Tegola non ci voleva, però siamo sereni, nella disgrazia ci sono 15 giorni di tempo di sosta, per cui lo perderemo 15 giorni in meno, avrà il tempo per curarsi, per rimettersi a più presto. Giulio Sergio è convocato, per cui è disponibile. Grazie. Prego. L'anno scorso siete partiti maluccio. Che lavaggio del cervello ha fatto i suoi, se l'ha fatto, proprio per evitare questo rischio? Ma no, bisogna partire forte, perché i 3 punti sono importanti. Affrontiamo una neopromossa che l'anno scorso era una delle squadre da battere, che ha giocato molto bene, squadra compatta, veloce, con giocatori che sono rapidissimi nell'attaccare gli spazi, per cui domani sera ci aspetta una gara da interpretare molto bene, però la Roma vuol vincere, vuol mettere in tasca i suoi primi 3 punti, per cui il lavaggio del cervello è stato questo, massimo rispetto dell'avversario. A me piace quando la squadra, quando i giocatori approcciano la partita con moltissima umiltà,
non mi piace parlare molto, ma mi piace che la squadra parli per il suo allenatore e per loro stessi. Abbiamo delle responsabilità, io ho delle responsabilità, la squadra ha delle responsabilità, la società ha delle responsabilità, tutti quanti siamo la Roma che conoscete tutti e vogliamo continuare ad essere. Quello che lei aveva detto dopo la Supercoppa era, non aveva visto a volte quell'atteggiamento che a lei piace proprio delle grandi squadre, quel carattere, quella mentalità. Ecco, in questi chiaramente pochissimi giorni lei è riuscito a imprimere questo? Non ho proprio detto così, perché ho detto che noi abbiamo fatto buonissime cose, però in certi frangenti dobbiamo saper chiudere la partita, cioè approfittare quando stiamo vivendo un momento d'oro e la squadra avversaria può essere in difficoltà. Ma naturalmente siamo all'inizio stagione, per cui non è che puoi avere tutto e subito. Per cui io sono molto fiducioso nella mia squadra, nella volontà dei miei giocatori di ripetere un campionato difficile, però deve essere esaltante, con l'aiuto dei nostri tifosi deve essere esaltante. L'anno scorso abbiamo ricreato una simbiosi importantissima tra noi e i tifosi, e quest'anno, sto leggendo i giornali, ci sarà un 20-25% in meno per il fatto della tessera del tifoso. Questo mi dispiace, perché insomma i giocatori hanno bisogno del proprio pubblico, hanno bisogno del supporto, però capisco anche le leggi dello Stato italiano. Molti dicono si riparte da Totti, dal capitano, e questo è anche un po' scontato. Lei invece da chi riparte? Sempre da quel Jeremy Menez che è maturato e cresciuto, oppure da chi o da cosa? Io riparto dalla Roma. La Roma che è una, è un buon gruppo e tutti devono fare il proprio. Io credo che se una cosa ha detto il mondiale, ha detto che il collettivo vince sull'individualità. Sono arrivati in finale squadre che la stessa Spagna che ha vinto, ma non possiamo dire quel giocatore è stato la Spagna, quel collettivo ha vinto. È arrivata anche nelle semifinali l'Uruguay, un altro collettivo senza una grandissima stella. Grandissimo giocatore come Forlan, però la stella, l'individualità non ha reso. Questo per merito di chi? Del collettivo? Per merito che tutte le squadre hanno raggiunto ormai un livello di notevole crescita del calcio tecnico-tattico? Non lo so, però tutto questo è il calcio che ci aspetta. Buongiorno mister. Buongiorno. Dopo l'oretta o giù di lì che Pizzarro ha giocato a San Siro sabato scorso, è migliorata la condizione più autonomia cileno oppure... Beh, io me lo auguro, ha fatto una settimana, si era allenato soltanto una settimana prima di San Siro, con questa è la seconda, per cui gradatamente, per fortuna lui è piccolo, è leggero e entra subito in condizione, per cui mi aspetto un'ottima prova di quelle che ci fanno